Ciao, sono un meticcio ed ho la venerabile età di 15 anni. Si vede, no? Il mio padrone mi ha dato uno strano nome, Lillo. Ormai sono al termine nella mia breve vita. Non sono seriamente ammalato perché sento ancora in me tanta energia, ma non come una volta. Il mio padrone mi ha sempre voluto molto bene, anche se qualche volta non ha compreso le mie esigenze personali. Mi ha concesso uno spazio di 1000 metri quadri e 2 posti dove dormire o rifugiarmi. Quando ero piccolo lo facevo impazzire, perché più di qualche volta sono riuscito a rompere la rete e scappare. Ma io sono sempre riuscito a rientrare e soffrivo quando il padrone mi teneva al broncio per qualche motivo. Dopo molte peripezie è riuscito a rinforzare le reti e da quella volta non sono più scappato. Ogni giorno mi porta il cibo e devo dire che mangio sempre volentieri perché è molto vario ed abbondante. Il padrone ogni giorno viene a trovarmi, mi accarezza e mi parla. Io capisco sempre le sue intenzioni, anche se non le vuole manifestare. Intuisco soprattutto quando ha intenzione di portarmi con lui in campagna a correre, anche adesso che sono molto anziano. Non mi ha mai picchiato, solo qualche volta mi ha sgridato alzando la voce per alcune mie marachelle, ma io non gli ho mai tenuto il broncio, perché gli voglio bene così com'è. Lui non se ne accorge, ma io lo studio sempre, osservo le sue reazioni ed il suo comportamento, attendo da lui sempre una carezza o un semplice sguardo di benevolenza. Ora sono vecchio e un po' sordo, ma capisco lo stesso quello che mi vuol dire. Io ho fiducia in lui ed egli in me. Qualche volta ho sofferto di solitudine, ma non gliel'ho mai fatto pesare, l'ho sempre accolto con gioia. Caro padrone, ora mi sento ancora un po' energico, riesco ancora a fare la guardia, ma quando volgo il tramonto ti chiedo solo di continuare a considerarmi il tuo Lillo, che ti ha voluto sempre bene senza chiederti grandi cose in cambio.